Come sempre ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo arrivati quindi alla puntata di Minerale al dettaglio. Voi questa puntata la state vedendo di venerdì, però io l'ho registrata giovedì, quindi ieri per voi. Prima di iniziare, come al solito, alcune news. La prima più importante è quella della live. Allora, c'è stato un po' da dire riguardo a quando fare questa live, perché c'era qualcuno che non era disponibile. Tuttavia mi è stato chiesto di posticiparla di molto, e questa è una cosa che proprio non è possibile. Quindi la live si terrà domenica, la faremo domenica alle 3, quindi segnatevi domenica questa alle 3, perché ci sarà la live appunto, che sarà il secondo speciale per i 150 iscritti. Quindi preparatevi qualche domanda, qualche cosa se mi volete chiedere. Chi non potrà vederla domenica può vederla in streaming, non c'è assolutamente problema. E questa era solo la prima news. Volevo ricordarvi ancora una volta di andare anche a seguirmi sul blog ufficiale di Mineral Extreme, perché ne vale la pena e perché è una cosa molto carina, mi sembra. Quindi andate anche lì e stalkeratemi pure lì, mi raccomando. Stalkeratemi come sempre sulla pagina Facebook, questo lo dico sempre. Voglio ricordare che usciranno sulla pagina Facebook ancora dei post un po' speciali proprio per questo traguardo di 150 iscritti raggiunto, che è già superato, insomma 152 iscritti. Infatti l'altra news è che ho comprato 3 ametiste molto particolari provenienti dal Messico. Perché molto particolari? Perché come vedrete adesso sono particolarmente trasparenti, e una addirittura è un cristallo biterminato. Non è facile trovare cristalli biterminati, specialmente di varietà del quarzo, come ametista, quarzo fumé e quant'altro. Del quarzo rialino è più facile in genere a trovarlo. Adesso vi lascio vedere appunto questi 3 acquisti, perché appunto sono 3 cristalli di cui uno biterminato. Allora vediamo queste ametiste messicane. La prima è questa. Su sfondo bianco è possibile osservare la particolare trasparenza, guardate un po' voi e ditemi se non è una meraviglia questa qui. Solo diciamo verso la base e ci sono un po' di impurità, la punta è incolore in pratica. Questo è un cristallo più piccolo, diciamo, lo metto qua. Questo è più grande, semplicemente non più grande, più lungo, e alla punta ci sono giusto poche impurità, mentre alla base ce ne sono di più, no? Molto bene anche questo. Ma quello più bello e più particolare è questo qui, questo qua, che è il cristallo biterminato. Guardate, questo è in assoluto il più trasparente, non ha nessuna impurità su questa punta e nessuna impurità su quest'altra punta. Solo in questa parte qua, da dove nasce anche quest'altro cristallo che sta qui, questo qua, vedete? Da qui c'è tutta questa parte bianca, ma per il resto è completamente e perfettamente, soprattutto trasparente. Un pezzo molto molto bello. Ultimamente sto trovando dei quarzi incredibilmente trasparenti, guardate un po' che meraviglia. Ditemi sotto nei commenti quale vi piace di più. E rieccoci qui con il minerale di oggi. Minerale di oggi qual è? La magnetite. Purtroppo io di questo minerale ho solo un piccolissimo cristallo che vi ho fatto vedere, e un altro campione che non vale la pena di rimostrare. L'avete visto nel video che è uscito poco tempo fa delle ultime New Entry. E quindi vi mostrerò delle foto prese da internet. Per stavolta è così, mi dispiace. Va bene, andiamo a iniziare con questo minerale. La durezza è 5,5, lo striscio è nero, il colore è sempre nero, la trasparenza è opaca, la lucentezza è metallica, grassa anche, può essere concordare la frattura, la morfologia dei cristalli può essere aggregati massivi, cristalli, anche degli aggregati proprio di cristalli molto particolari. Possiamo avere anche la densità, che è di 5,2. Poi il sistema cristallino è cubico, la forma dei cristalli può essere ottaedri, dodecaedri, il magnetismo è forte ovviamente, quindi attira la calamita,
E la composizione chimica, vabbè, c'è del ferro proprio perché appunto è attratto dalla calamita, la calamita è attratta dal ferro, oltre che proprio dalla magnetite, e le proprietà chimiche quali sono? È difficilmente solubile nell'HCl e non fonde nella fiamma. I minerali tipo associati possono essere l'ilmenite, la jacobsite, la cromite, l'ematite. Però la differenza da questi minerali con cui può anche essere confusa è il magnetismo, la reazione ai raggi X e le reazioni chimiche. La genesi è magmatica, metamorfica, metasomatica di contatto, idrotermale e raramente pegmatitica, sedimentaria. E andiamo a vedere la paragenesi, che può essere l'ilmenite, l'apatite, l'augite, l'ematite, le anfibole, eccetera. Giacimenti, per esempio, è possibile rinvenirlo nella Finlandia, nella Russia, nella Romania, nell'Italia, nell'Alto Adige in particolar modo, nell'Austria, nella Svizzera, nell'Australia, nel Brasile, negli Stati Uniti, India, Egitto e basta. L'utilizzo appunto è un eccellente minerale di ferro in anche stato il ferro e anche nel collezionismo e nella cristalloterapia. Ebbene ragazzi, questo era il minerale di oggi. Anche questo video, come quello sulla goethite, probabilmente sarà molto corto, però i contenuti ci sono. E detto questo, voglio ancora una volta ricordarvi di andarmi a stalkerare anche sul mio blog, come sempre. Da adesso troverete sempre il link in descrizione. Stalkeratemi sulla pagina Facebook anche perché, come ho già detto, usciranno post speciali a tema, 150 iscritti speciale appunto, e quindi stalkeratemi anche sulla pagina Facebook. Commentate, tasto like e iscrivetevi anche sotto questo video dal canale. Voglio ricordarvi la live domenica alle ore 3, mi raccomando, non mancate. In caso di cambiamenti verrete avvisati a tempo debito. Mi dispiace per quelle persone che non potranno seguirla, però potranno tranquillamente vederla in streaming, perché come sapete io le lascio in streaming le live. Detto questo, vi invito a rivedere ancora una volta il video sul museo, perché è un video che merita veramente tanto. Se non l'avete ancora visto, andatela a rivedere, mi raccomando. Andatevi a rivedere anche lo speciale, il primo speciale dei 150 iscritti, se non l'avete ancora visto, perché anche quello è un bel video che merita tanto. E noi ragazzi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.